Il mercato di Varese si presenta spaccato tra chi occupa il centro di Piazza Repubblica e chi è relegato alle spalle del teatro, tagliato fuori con pochi clienti. Abbiamo raccolto voci e proteste. L'80% dei locali del Varesotto non ha spazio all'aperto. Per i ristoratori l'ennesima beffa è un ultimo accorato appello: lasciate aprire tutti, evitateci nuovi costi e altre prese in giro. Lutto a Varese per la scomparsa di Giovanni Pierantozzi, magistrato, uomo di cultura, tifoso accanito del basket biancorosso. Domani pomeriggio i funerali a San Vittore. Vince la pallacanestro di Bulleri in quel di Treviso, nel calcio pareggio nel città di Varese e la Pro Patria, poi il punto sull'eccellenza. Un saluto a voi tutti, bentrovati. Apriamo con la protesta che abbiamo raccolto a Varese, zona mercato. Un mercato a due facce: da un lato l'entusiasmo degli ambulanti che nella nuova collocazione di Piazza Repubblica trovano sole e clientela, dall'altro i loro colleghi relegati alle spalle del teatro e sostanzialmente tagliati fuori. Vediamo. Lunedì mattina, Piazza Repubblica, nuova sede del mercato cittadino. Lo sapete bene, non è più in Piazzale Kennedy, ma adesso sta nel cuore della città, all'ombra del teatro Apollonio. È anche una giornata di sole, come vedete, molto frequentata. Il colpo d'occhio è bello, soprattutto per il centro della piazza e per quest'area che guarda il Collegio Sant'Ambrogio e che ha diverse bancarelle schierate. Però alcuni ambulanti ci hanno chiamato, Rete 55, per far notare come vi siano, come dire, figli di un dio minore, che sono proprio loro, coloro che sono stati indirizzati a questa parte del mercato, perché per ragioni di spazio, evidentemente più contenuto rispetto a quello di Piazzale Kennedy, una parte di mercatari cosiddetti, di venditori ambulanti, sono stati costretti a ripiegare qui, dietro alla struttura del teatro, ed è evidentemente una collocazione un pochino più nascosta. Allora, siamo stati contattati da alcuni di questi commercianti che adesso andiamo a ascoltare. Per esempio la signora. Buongiorno, mi chiamo Loredana Anfuso, io sono stata collocata in questa situazione che secondo noi non è precaria, ma molto di più che precaria. Non abbiamo soluzioni perché la gente, sì, magari defluisce, ma non ha senso di considerare il fatto che già hanno acquistato in piazza e vengono qui per forse per inerzia o per curiosità, ma nient'altro, tutto finisce lì. Io avevo un posto ad angolo, comprato 5 anni fa, sono stata degradata ed è l'ultimo posto del mercato che neanche si vede, non arriva neanche il sole. Quanto l'aveva pagata quella piazzola in Piazza Le Kennedy? 8.000 euro l'ho pagata, 5 anni fa. Lei è il signor? Magnone, buongiorno. E che cosa commercia? Vendo biciclette usate, riparo sul mercato ed è un'attività richiesta in questo momento. Assolutamente sì, ma cosa, molto sacrificato. Mi faccia capire cosa è cambiato nei criteri di assegnazione, perché voi siete lì e altri vostri colleghi sono là? Il punto è questo, inizialmente l'assegnazione era in base all'anzianità di licenza. Mentre stavano facendo questo lavoro qualcosa è cambiato e l'assegnazione è venuta tramite diciamo il DURC. E quello è il mio posto, là dietro. Chi mi vede là dietro a me? Chi mi vede? Non ci arrivano neanche le persone perché se ne vanno. Come vede, vuoto? Gente, non c'è gente. Sono le 10 passate. Sì, tra l'altro è una bella giornata in Piazza, esatto. Repubblica, di gente ce n'è. Esatto. Antonina è proprio la persona che ci ha chiamato. Lei che cosa vende? Biancheria intima, articoli ortopedici e filati e bigiotteria. Spieghi bene che cos'è il DURC. Il DURC, quindi, è in pratica il pagamento dell'INPS. In graduatoria purtroppo io sono finito dal 4° posto all'81esimo perché ho degli arretrati da pagare. Chi non ha pagato l'INPS fino a 4 anni è stato graziato e sono passati avanti. Dai 4 anni in poi sono stati tutti penalizzati. Una cosa assurda, chi ha pagato solo 2 rate INPS si è regolarizzato. Io le ho pagate purtroppo in ritardo e voglio continuare a pagare l'INPS perché è nel mio interesse per un futuro, però mi hanno sbattuto qua. Ma lei nella telefonata mi ha parlato anche di una causa, avete un avvocato? Allora sì, abbiamo un legale che in pratica ha già chiesto al SUAP di avere la documentazione. Il SUAP non so se ha già risposto, credo ancora di no, e ricorreremo al TAR.
Se avessero fatto questo parcheggio adibito a solo alimentari, avrebbero risolto il problema a noi che siamo stati veramente penalizzati. E gli alimentari avrebbero lavorato tutti comunque, e bene. Bruno Di Leta ha la sua storia personale che è emblematica e che fa anche chiarezza sui numeri. In buona sostanza, lei com'è andata? Ero 60esimo a scegliere sulla nuova graduatoria, perché comunque io sono tutto regolare, no, non ho mai lasciato indietro da pagare niente. Bene, 60esimo a scegliere, però siccome non c'erano più i 7 metri là dentro, mi hanno dato questo posto qui. Lei cosa vende? Io vendo pelletteria. Ma successivamente, dopo che ho scelto io, il 124esimo o il 100esimo, quello dopo di me, dentro lì c'erano dei posti 8 e 9 metri. Hanno preso questi signori che, secondo il mio parere, ma anche in base alla graduatoria, non avevano diritto di andare lì. Prima io e dopo loro. Bene, si sono messi là dentro. Capito? Ma possiamo dire che magari loro erano in regola col tour e che lei no? No. Potete dire che loro non sono in regola con tutto. Ce l'avete la graduatoria, ve la faccio vedere. Abbiamo la graduatoria. Faccio vedere. E i 24 posti allora che sono stati assegnati in Piazza Repubblica. Perché il dottor, come si chiama? Dottor Facchini. Il dottor Facchini ha detto: o così o se ne può andare a casa. O rinuncia. Sì. Vediamola sta famosa graduatoria, così la filmiamo. La nuova. 156 commercianti in tutto, le date di nascita, questa è la data di inizio mercato, giusto? Sì, le concessioni, il REC, il posteggio che avevamo in piazza Kennedy e quello che i metraggi che sono stati dati nella piazza nuova. Vabbè, abbiamo raccolto tante voci e adesso vediamo un po' di andare in comune nei prossimi giorni e sentire cosa ci dicono. Grazie. Grazie a voi. E a proposito di commercio in difficoltà, è il giorno della beffa per i baristi e i ristoratori, già duramente colpiti da quest'anno e mezzo ormai di crisi, di emergenza, di chiusure forzate. Le ultime regole, come ben sapete, consentono dal 26 aprile la riapertura sia a pranzo sia a cena, fermo restando il coprifuoco delle 22, a patto che si possa contare su uno spazio esterno. Ebbene, stando così le regole, l'80% dei locali del Varesotto resterà comunque chiuso perché non ha uno spazio esterno. La prima voce che si è elevata da Varese è stata quella di Diego Di Ghionno, che è titolare di uno storico ristorante del capoluogo, il gestore, che diceva appunto: a queste condizioni io non riaprirò. Ma la sua voce poi oggi si è aggiunta alla nota ufficiale della FIPE, la Federazione dei Pubblici Esercizi, che rientra sotto il cappello di Confcommercio, e ha riaffermato le stesse parole. Questo è un territorio in cui fa freddo, non siamo a Roma, a Napoli, a Palermo, dove già una vita esterna è più diffusa e più normale, anche nelle ore serali. Qui si tende ancora a stare all'interno e nessuno di noi intende mettere mano al portafogli e sostenere investimenti senza alcuna garanzia, perché lo sapete, se i contagi dovessero andare male, tra qualche settimana ci richiudono un'altra volta. Insomma, l'appello accorato della FIPE è forte e chiaro: riapriteci tutti senza ulteriori ricatti, senza ulteriori imprevisti, e soprattutto azzerate la TOSAP, cioè la tassa sull'occupazione del suolo pubblico. E continuiamo ancora sul solco del commercio, ma spostiamoci a Gallarate per la mano tesa dell'amministrazione. Una grande soddisfazione, parla così Claudia Mazzetti, assessore alle attività produttive di Gallarate, che dopo 3 anni di battaglia legale è riuscita a chiudere il caso Summer Festival. Il comune ha incassato la fideiussione per il crack dell'evento estivo del 2017, chiuso in anticipo senza che la società MEC SRL riuscisse ad onorare l'impegno economico assunto, pari a 115.000 euro. L'amministrazione comunale aveva subito chiesto di incassare la fideiussione presentata a garanzia dell'impegno, ma presto aveva scoperto che la compagnia scelta, con sede in Bulgaria, era scoperta e già dichiarata inaffidabile. Oggi, a distanza di 3 anni, l'amministrazione ha incassato 92.400 euro, già al netto dei costi sostenuti e delle spese legali.
Una soddisfazione essere riusciti a recuperare quanto dovuto e quanto pattuito con la società che aveva organizzato questo Summer Festival. Il comune preventivamente si era tutelato creando questo accordo in cui era prevista una fideiussione proprio per coprire queste spese che erano state identificate e quantificate come affitto del terreno, come servizi di polizia locale e come una sorta di indennizzo per le attività che avrebbero potuto risentire di questo grande festival alle porte di Gallarate. Malauguratamente per tanti imprenditori che avevano creduto nel festival si è interrotto prima, ma il comune, ripeto, si era tutelato con una fideiussione che dopo anni siamo riusciti comunque a portare a casa un ottimo risultato. Queste risorse verranno utilizzate per sostenere imprenditori e commercianti della città messi in ginocchio dalla pandemia, conclude l'assessore. L'accordo iniziale era proprio quello di destinarle al commercio e all'attività e direi che in un momento così difficile resterà questa la linea, quindi di aiutare e sostenere le attività e anche tutti poi di conseguenza gallaratesi. Di nuovo nel capoluogo per il lutto che ha colpito Varese nella giornata di ieri, si è spento a 87 anni Giovanni Pierantozzi, storico magistrato, uomo di cultura, simpatico, spiritoso, ironico, tifoso, biancorosso, accanito perché amava molto seguire le partite della pallacanestro varese. Lo ricordiamo con grande piacere, con nostalgia, mandiamo un messaggio di grande vicinanza alla moglie e al figlio Francesco, che tra l'altro è un collega, è un giornalista di Sky ed è presidente del Rugby Varese. I funerali di Giovanni Pierantozzi sono previsti domani pomeriggio alle 15:30 nella Basilica di San Vittore. E proprio a Varese restiamo per la pagina politica, perché sabato il sindaco uscente Davide Galimberti ha presentato la sua coalizione. Sindaco Galimberti qui nelle vesti di ricandidato, alle vesti di primo cittadino, con una coalizione che si è estesa rispetto al primo mandato. Ma in questi anni si sono aggregate tante forze civiche, gruppi politici che si sono avvicinati all'azione amministrativa di questi anni, soprattutto in ragione della concretezza dell'agire amministrativo di questi anni, della trasformazione che sta subendo Varese e della voglia di proseguire per altri 5 anni questo percorso di cambiamento, soprattutto nell'epoca post-Covid, dove questo pragmatismo e concretezza sarà ancora più decisivo per cogliere le grandi opportunità. Senta, ma esce Varese 2.0, entra nei 5 Stelle, sicuro di averci guadagnato con tutti i malumori che ci sono anche nel centro-sinistra verso i grillini? Ma diciamo che questo è un progetto civico, locale, della città. Io col Movimento 5 Stelle parlo, interloquisco dall'epoca del governo giallo-verde, quando a Varese alcuni ragionamenti sullo sviluppo della città, sulla rigenerazione, sui temi ambientali venivano concretizzati ovviamente attraverso un'interlocuzione col movimento e poi a seguire negli anni successivi. Un movimento che ha sposato una causa e un progetto di rilancio della città alternativo ovviamente alla Lega. E poi diciamo è un documento aperto, è un accordo che lascia spazio anche a nuove forze che, ove dovessero condividere i principi generali, potranno ben volentieri unirsi a questo percorso di trasformazione. Dalla cronaca, un incidente rocambolesco si è verificato stamattina presto intorno alle 8 in Dunolona su Viale Valganna, statale 233. Due auto sono entrate in collisione, come vedete uno dei veicoli si è ribaltato. Sul posto i vigili del fuoco per il soccorso ai feriti e la rimozione dei veicoli. E adesso invece mano tesa alle fasce più deboli, una iniziativa sinergica che vede in prima linea l'azienda pubblica CSM Agam. Il microcredito è uno strumento di sviluppo che consente l'accesso al credito anche a soggetti che sarebbero nell'impossibilità di fornire le garanzie richieste dal sistema bancario ed è stato istituzionalizzato in Bangladesh attraverso la Grameen Bank, dalla lingua bankli, banca del villaggio di Muhammad Yunus, a cui è stato conferito nel 2006 il premio Nobel per la pace.
Grazie al coinvolgimento della Fondazione Comunitaria del Varesotto, l'accordo quadro siglato da Fondazione Cariplo e da ACSM Agam, il microcredito arriva anche a Varese, portando risorse preziose per contrastare diversi tipi di povertà educativa, digitale e alimentare, emersi negli ultimi mesi con forza sempre maggiore a causa anche della pandemia. I fondi stanziati sono di 82.000 euro, di questi 50.000 andranno a sostenere le azioni di contrasto alla povertà già in essere sul territorio, mentre 32.000 saranno utilizzati per dare avvio al fondo di garanzia per il microcredito della città di Varese. L'indirizzo a cui deve essere destinato è quello essenzialmente di quella tipologia di famiglie che potremmo definire di zona grigia, e cioè che non hanno i requisiti per accedere a un sostegno da parte dei servizi sociali, perché la loro situazione non è così grave, ma che nello stesso tempo si trovano in difficoltà. Se il microcredito è fondamentale per contrastare la povertà, ACSM Agam non si è fermata lì, come fa capire il presidente Paolo Busnelli. Noi siamo circa 1.000 dipendenti, di cui diciamo, più o meno la metà ha ruoli in ufficio. Recentemente abbiamo sostituito i computer, tutti i nostri computer, e tutti quelli che erano utilizzabili li abbiamo dati a Fondazione Cariplo in modo tale che possano essere bonificati e poi utilizzati in situazioni di necessità e di emergenza, soprattutto per le famiglie che hanno figli che devono presenziare con la didattica a distanza, per cui diciamo è qualcosina in più che abbiamo messo a disposizione. A tutti una buona serata, le previsioni per domani martedì. Tempo soleggiato e più caldo, poche nuvole pomeridiane sui rilievi, debole il rischio di rovesci su Garda, Orobie e Valtellina, altrove asciutto. Le massime saranno in rialzo fino verso i 20 gradi. Ancora a tutti l'augurio di una buona serata. Per questa prima parte è tutto, la linea passa ai colleghi dello sport, riassumono la giornata, la vittoria del basket a Treviso, il pareggio di Pro Patria e di Città di Varese. Mi fermo qui, grazie, arrivederci, ricordatevi che dopo il TG tornano le prospettive.